Maschio Selvaggio è un flop. Fedez ghigna contro Luis Sal. Cosa sta succedendo? I numeri parlano chiaro e il rapper gode. La diatriba legale per la proprietà di Muschio Selvaggio ha attirato a sé molti curiosi, ma da qualche mese, ufficialmente, il progetto è solo di Luis Sal. Fedez, però, si prende la sua rivincita. Perché? Il Tribunale di Milano lo scorso maggio, tramite una nota riservata e resa pubblica solo in questi giorni, ha respinto il reclamo di Fedez circa il progetto Muschio Selvaggio, confermando che ormai il podcast sia solamente di Luis Sal. Il rapper, quindi, dovrà cedere tutte le sue quote alla società dell'ex socio in affari. Per Luis è certamente una buona notizia, ma per Muschio no. Perché, di recente, come è visibile dai dati, il progetto ha subito un vero e proprio crollo. Il calo delle visualizzazioni è possibile constatarlo anche solamente aprendo la schermata YouTube dei video più recenti del podcast stesso. Quando a capo di Muschio Selvaggio c'erano Fedez e MR Marra, le visualizzazioni degli episodi andavano dalle 600.000 al milione. Le 9 puntate mandate in onda fino a ora senza il rapper, invece, hanno una media che supera di poco le 400.000 visualizzazioni. Solamente la prima, con il ritorno ufficiale di Luis Sal, ha totalizzato invece 900.000 visite. Fedez ghigna contro Luis Sal. Muschio Selvaggio è un flop. Il vero crollo, stando agli ultimi dati, è avvenuto nell'ultimo mese. Gli episodi 154, 155 e 156, infatti, hanno totalizzato rispettivamente 224.000, 250.000 e 85.000 visualizzazioni. Nelle sue stories di Instagram, proprio ieri, Fedez ha mostrato un messaggio molto chiaro, in cui un suo follower scriveva: "Muschio Selvaggio deve essere gestito da te". Con Luis Flop, sempre il rapper, poi, ghignando sul flop di Luis Sal, ha messo il like a un post di fanpage in cui parlava proprio del flop di Muschio Selvaggio. Ecco cosa si legge nell'articolo della nota testata: il podcast Muschio Selvaggio è uno dei casi più interessanti tra gli show nativi nei media digitale. E ancora, con un andamento ed equilibri legati soprattutto al rapporto tra i suoi due conduttori, Fedez e Luis Sal. Abbiamo analizzato i suoi numeri per capire l'andamento delle ultime puntate. Facendo tutti i calcoli, la media delle visualizzazioni nelle prime 9 puntate di Muschio Selvaggio condotte da Luis arriva a 422.000, la media di Muschio Selvaggio, stando alle parole di fanpage, è dunque la seguente: la media delle ultime 9 puntate condotte da Fedez e MR Marra è quasi il doppio, 777.000. Un andamento che si può vedere anche nella media dei like lasciati dagli utenti. Nelle prime 9 puntate condotte da Luis Sal è 17.807, nelle ultime 9 condotte da Fedez è 27.775.